Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Outlast DLC Whistleblower. Ero rimasto qui che dovevo andare tipo alla torre radio. Ma sembra. Ok, allora, questa è chiusa. No, non dirmi che questa è chiusa. Ah, io ho chiuso il gas, infatti, per non per andare di lì, ma per tornare da dove sono venuto. Adesso mi prenderò uno spavento di quelli forti, perché ho messo, questa volta a differenza delle altre, mi sono messo le cuffie col volume proprio a palla. Spero di non incontrare il tizio con la rotella, perché veramente, cioè, guarda, lo rinominerò per non nominarlo, perché mi fa veramente paura, cioè proprio solo pronunciare il nome, il tizio con la rotella, lo chiamerò soggetto 101. Lui è il soggetto 101. Allora, vediamo, qua c'è la porta che è però avvolta nella plastica. Ok, no, non sento nessuno. Andiamo. Non voglio prendermi uno spavento di quelli soliti miei. Salve? Salve? Ha bisogno? No, eh? Cioè, ormai non le serve più il mio aiuto. Ok, niente. Tutto a posto. Dite al medico che è tutto a posto con questo. Allora, vediamo. Perché devi appoggiare le mani al muro? Allora, andiamo da Gordon Ramsay, vediamo se è ancora lì. Chi è? Che succede? Che succede? Ho visto un'ombra. Gas room. Eh? Chi è? Ah, soggetto 101, salve. La stavamo cercando. A quanto pare lei ha disobbedito agli ordini. Non c'entra nella stanza con me, che bello. Però io intanto non sono scappato. Ok. E adesso? Come esco? Allora, vediamo se c'è qualcosa qua. Non è fantastica la flemma con cui mi spavento? Cioè, è davvero una cosa sorprendente. Allora, follow the blood, io mi ricordo. Cioè, che era una frase del non DLC. Era follow the blood, cioè segui il sangue. Dov'è? Secondo me camminando però si va meglio. No, qua non c'è niente. Sì, camminando si scappa meglio. Ho constatato ciò. Perché questo è cretino. Questo è cretino e non corre. Ah, eccola. Eccola. Corri, corri. Ok, qua ho corso. Haha, tiè. Fottuto. Ok. Possiamo andare, possiamo proseguire. Qui cosa c'è? Batteria. Batteria? Prendila. Non le vuoi più le batterie? Ti sei rotto le palle delle batterie? No, eh? Guarda che servono ancora. Non è ancora finito il DLC, eh? No, sarebbe davvero deludente se fosse quasi finito già. Allora, vediamo. Questa cosa mi dà sui nervi, sta lucetta qui. Allora, abbiamo sbloccato il gas. Eccolo qua, il gas che l'abbiamo sbloccato. Andiamo di qua. Salvataggio. Ok. Ah, ok, c'è proprio il caricamento, proprio un altro livello, un'altra mappa. Andiamo. Eccoci qui. Sorpresa! No, eh? Non c'è nessuno ad accoglierci come dei re quando... Nessuno ci accolga, vabbè. Ma quanto sono lunghe ste scale? Dove sono? Oh. Che è? Che succede? Ah, di qui. Non vedo niente, è tutto nebbioso. Dove sono? Allora, andiamo. Soggetto 101, l'abbiamo fregato, l'abbiamo seminato. Vediamo, se ci sono altri soggetti. Intanto noi chiudiamo la porta. Tanto quello è cretino, se chiudiamo la porta anche non a chiave, quello non passa.
Andiamo di qui. Non so ben fischiettare. Tu du 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 du. Dov'è? Ehi. Ehi. Mi son perso. Ehi. Dove sono? Segua il sentiero, eh. Che è? Che è sto? Che è successo? Che è successo? Cosa? Cosa gli è successo? Boh. Non ho idea. Apri qui? Non si apre. Andiamo di qui. Trullallero, trullallà. Allora, ma prima non ho capito cosa è successo, che è inciampato, non lo so, tipo... Boh, è inciampato. Sarà inciampato. Ma qui dove siamo? Tipo fuori dal manicomio, probabilmente. Che è? Perché gli batte il cuore sto qua? Vento tutum, tutum, tutum. Che è, cretino? Se c'hai problemi di cuore non devi mica andare in manicomio, ne? Dai. Dove siamo? Cosa corrono in tondo sti cretini? Sono cretini questi. Ah, eccoci qua le scale. Andiamo. Quelli lì, soggetto 100 e soggetto 99 erano un po' cretini, eh. Qua è chiusa. Ho trovato due soggetti cretini, vabbè. Vabbè che sono tutti cretini in un manicomio, però noi chiudiamo anche questa porta per sicurezza. Io le chiudo tutte le porte. Prima non le ho chiuse perché stavo scappando dal tizio lì, soggetto 101. Secondo me però il soggetto 101, come in Outlast, quell'altro soggetto, che chiameremo per comodità soggetto 102, e alla fine morirà, me lo sento. Cosa batti la porta? Cosa vuoi? Eh? Fatti una plastica facciale. Barbone. Sì. Andiamo. Andiamo. Andiamo dal soggetto 101. Chiudiamo la porta. Benissimo. Ok. Niente. Siamo riusciti a nasconderci. Il gioco è finito. E... ciao. No. Scherzavo. Allora. Sono le 9 e 10. Ok. Bip bip. Io sono Bob Aggiustatutto, eh. Riparo anche i telefoni se volete. Serve aiuto? Col telefono? No, eh? No. E cosa serve sta stanza? Scusatemi. Boh. A niente, probabilmente. Allora, vediamo, eh. Non capisco l'utilità di questa stanza. Cioè, proprio una stanza così, senza senso. Vabbè. Allora. Qui è chiuso, quindi. Avevamo detto. E... non c'è niente da improvvisarsi assassino. Cioè, tipo, improvvisarsi zio uditore, no, eh? Boh. Qua niente, qua niente, no, eh? Cos'è sono sti versi? Ah, qua. Però è chiuso qua. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Io che clicco come un matto, invece è chiusa. Probabilmente... no, prison block. Io devo andare alle prigioni, quindi è di qua. Sicuramente. E... boh, non so. Non saprei dirvi. Davvero. Blocco delle prigioni è di qua. Ma forse quello là... boh, forse non è chiusa questa. Boh, io ho visto quello là che tentava di sfondarla, quindi ho detto sarà chiusa. No, invece sì, è chiusa. E boh. Qui non si può scalare, no? C'è il filo spinato, no. Ci grattugiamo per benino, niente. Non vuole grattugiarsi. E... boh. Tadà. No. Boh, mi sa che è finito il gioco. No, no, non credo proprio che sia già finito, però... boh, non ho idea di come andare avanti, quindi... per il momento per me è finito. Boh. Adesso compare pure lo Slender, non lo so io. Cioè... allora. No, non sono... I miei poteri... tipo zio uditore mi hanno abbandonato. Cioè, qui? C'è questo che gioca a pallacanestro. Bravo.
Bravo, bravo, un nuovo Michael Jordan. Andiamo. Di qua? Di qua è aperto. Prima era aperto di qua. Mi sa di no. Qui? Questo? Ha perso la testa questo, eh. Sta perdendo la testa anche lui, come i matti. Qui non possiamo aprire, no? Togliti? No, eh. Cioè, questo non è così pacifico, sto tizio, che non sta manco lì a spostare un cadavere. Stai morendo, ma piuttosto che spostare un cadavere per scappare, tu stai lì e crepi. Qui cos'è? Boh. Io stavo andando di qua. Allora, mi sembra piuttosto complesso, ma perché qui l'unica difficoltà di questo gioco è il fatto che non trovi mai il posto dove devi andare. Cioè, non è che abbia una difficoltà questo gioco è fatto un po' più per bellezza, per lo spavento, per il divertimento dello spavento. Chi è? Salve! Come va? Cazzo vuoi? Io mi butto, eh? Hop! Ok, sono sopravvissuto. Hop! Ciao. Di qui? Ok. Saliamo le scale. Pian pianino. Non abbiamo fretta. Sì, anche un po' meno pian pianino, eh. Ok. Salvataggio, benissimo. Allora, vediamo qui. Ma non rimaniamo, cioè, tipo. Boh, io mi farei male a passare in una cosa così. Sarò io che sono sfigato. Qui? Come sta quel tizio? Fa un po' di esercizi. Com'è? Mi sa che ha perso la testa, stava facendo esercizi, gli è caduto il pelo. Ma ve lo dico sempre, non fate mai esercizi troppo difficili. Lo dice sempre anche l'insegnante di il mio insegnante di ginnastica, dice. Non fate i pesi, o fatevi aiutare, se non siete sicuri. Qui cos'è? Che è? Che è sto rumore? Salve? Sono il tecnico della caldaia! Mi hanno detto che avete un problema. No, eh? Sono il tecnico della caldaia! Mi hanno detto che avete un problema! Ah boh, io vado di qua. Questi sono tutti ignudi. Mi fanno schifo tutti quei tutti ignudi. Allora, de chi? Damo de chi? Tutti ignudi quelli là, che schifo. Oh, questo. Mi hanno fatto fare gli esercizi punitivi. Oh mio Dio! Una testa! Che l'ho lanciata? Adesso voglio sapere chi ha lanciato la testa. Che gli do la nota. Chi ha lanciato la testa mi porta il diario. Tu sai aprirla la porta? Sì. Ah, non me l'aspettavo questa. Questa proprio non me l'aspettavo. Comunque. No, davvero non me l'aspettavo. Cioè, perché mi è arrivato da dietro. Io stavo scappando da quello là. Comunque. Per questo video è tutto e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci rivediamo nel prossimo video.